in appendice a ciò che dicevo prima, è una Zelda molto attenta non solo a positioning ma a coverage. Ok, comunque, attaccano subito. Questo è un matchup molto brutto per Zelda, da quel che so. Però... l'avresti mai detto? Diciamo che non è scontato, però... Non è scontato, anche perché penso ci sia qualche interazione particolare, inevitabilmente. Ecco, sì. Vediamo subito come funziona. Bello, molto bello quello che ha fatto qua con i blocchi. Ha andato a distruggere i blocchi per mandare il Knight a colpire attraverso gli altri. Ok. Molto bravo. Adesso sta una situazione di advantage molto buona per Silco. Bello. Si conclude molto presto. Questo stock è durato 35 secondi con 21%. Bello, guarda qua il cancel che ti dicevo con Dash Attack. Esatto. Sembra che sappia bene cosa sta facendo. Assolutamente. Non si lascia murare. Lascia anzi che il Phantom si occupi delle mura, così da non essere punito da Tunnelink. Ed è un bene. Cioè, di nuovo, esemplificativo... Gioco da rocco di Steve, piazza blocchi, si mette a scavare dietro, tu vai a rompere i blocchi, lui ti punisce. Eccola qua. Lì un'altra interazione che potrebbe. Allora, forse qua pregare. Non so se Tuna ha lasciato il carrello. No, no, era ancora sopra, se non sbaglio. Non so, perché magari l'ha insta lasciato, non ci ho fatto caso. Perché non penso sia un proiettile finché non esce, no? Lo scopriremo. di sicuro vedremo tante di quelle interazioni col carretto. Come sì, sai, beh, agli Steve. Beh, io farò poco, carretto perché è forte. E hanno ragione. Non puoi dargli torto. Chiamali scemi. Oh, ok. È davvero interessante vedere Phantom interagire con tutte queste dannate trappole che lascia sta signorina. Ecco, no, questa signorina. Sto zombie. Sto non morto. Mi sono confuso. Proprio perché sono una serie di interazioni incredibilmente uniche. E. Qua il reflector sull'incudine è tanto grosso. Sì, grosso vantaggio per Sicco. Sono due stop pieni con 121 di percentuale che... Molto molto bravo con questi cancel. Cioè, con l'elusività di Sicco di sicuro lo stock si prolungherà ancora un bel po'. Vedi perché... Guarda come è prontissimo a fare neutral B sui carretti, veramente... Sì. Non su quello. Non su questo, però vabbè, c'è un tanto da coprire. Il primo. Dopotutto... è arrivato il buon Cimolix, vedo. Ah, sì. Gran figata. Cioè, Sicco si sta permettendo... Cioè, si può permettere di arrassare Steve da distante. Cioè, per come lo sta giocando... Questa è una grossa punish, sì. E... sì, sì, sì. Ok, perfetto. AB. Conclude con la sua danza. Una tristock! L'avresti mai detto? Io no, entrando in questo match. Mai allora, detto. Io non sapevo molto cosa aspettarmi. Guarda, devo dirti la verità... Quello che ho visto in questo match da parte di Sicco, soprattutto, secondo me, ha una buona knowledge del matchup. Di sicuro una buona knowledge, cioè, una buona preparazione, perché... Sì, sì, sì. Cioè, giocare contro Steve è sempre, come ogni matchup, però con Steve esponenzialmente di più richiede, sì, prima di tutto, knowledge di cosa c'hai contro, perché è una bestia sacra importante. Certo, certo. E poi prontezza di applicazione. Non è immediato mettere in atto delle nozioni... di nicchia come le interazioni con Steve. Ma il modo in cui ha reagito alle cose, il modo in cos'è successo? No clip, vabbè. Steve Smash Ultimate. Comunque, il modo in cui ha interagito proprio con le cose, si vedeva che sapeva... Vabbè. E vediamo, adesso un piccolo vantaggio per Tuna. La crafting table ha fermato il Phantom o era il range intero? Non ne sono sicuro, purtroppo. Non ho visto bene l'interazione. Penso che la crafting table faccia semplicemente i tlug. Sì, sì. No... Ok. Ok. Come? Non era oltre. Vabbè. Uff. Uno scramble molto più vicino stavolta, ti direi. Ma comunque. Cioè, e infatti ha ricompensato prima di tutto Tuna. Che. Oh, toglie il salto qua. Sì. Con un buon vantaggio, devo dire. Siccome non sta riuscendo a fare quello che prima era l'harassment da lontano. Ok, si può riflettere carretto anche quando Steve è dentro. Ok. E lo conta come colpo, se ho visto bene. Ok. Le percentuali pare e lo stock count no. Sono una situazione molto diversa da prima. Sì, diciamo che adesso... Non so se sia lo spazio aggiunto che sta dando più fastidio a Sicco, perché magari non riesce a... fare tanta pressure su Tuna come prima. Sì. Cioè, di sicuro avere uno stage più compresso sì. ti aiuta perché...
E infatti, qua stiamo andando verso la totale situazione inversa. Esatto, sì. Vedremo, vedremo. Di nuovo, l'avresti mai detto? Tanto meno. Così sulle piedi no. Non la prende ancora la stock. Non era sour spot. Incredibile che un'esplosione abbia un sour spot, se ci pensi. A quanto pare sì. Zelda di fatto è un personaggio che, per quanto se lo possa far dimenticare, ha i suoi problemi. Sì, è un personaggio che ha tanti problemi, ma deve essere pronto ad affrontarlo. E eccoci qua, diamanti pronti. Il damage output andrà subito alle stelle. Non resta altro che togliere quanto più fretta possibile questo stock. Il Phantom è passato sotto al blocco 1 di speed. Interessante sta cosa. Sotto al blocco... Cioè, il blocco in mezzo, sì. Sì, sì. È normale. Cioè, credo che funzioni come un'entità grounded, dunque può passare finché c'è un blocco di gap tra il terreno e sopra. Così credo, almeno. Buono, 50%. È incredibile. Cioè, incredibile no, però è molto buono l'utilizzo di Sicco di Neutral B come... Non solo il reflector, qua ovviamente. Però sopravvive. Non è kill, non è anche kill. Perché 87% dopo l'hit è un po' disgustoso. Sì, ma è Steve, quindi siamo abituati a vederle queste cose. Di sicuro abitudine. E stavolta è stock, sì. È stock. E vediamo. Adesso io mi aspetto che Sicco decida di andare di nuovo su uno stage più piccolo, secondo assolutamente, me. Assolutamente, anche perché ho sentito Bandi Smashville, Hollow e qualcos'altro. Sì, e andremo su... Ha fatto bene perché, avendo giocato contro Sicco, se gli lasci Smashville e Hollow con le piattaforme, fa dei cancel Phantom molto, molto fastidiosi. Sì, sì. Siamo su Small Battlefield. Ok, sì, immaginavo che saremmo andati su Small Battlefield. Penso che il vero fattore decisivo di questo set potrebbe addirittura essere... l'ordine di stage picking. Cioè, dato che si è vinto il primo game, arrivassimo a un game 5. Sì, ha un vantaggio. Sì, sì, e uno e uno avrebbe il vantaggio di stage striking. E in quel caso potrebbe essere davvero il fattore decisivo. Proprio per come guarda la differenza che fa lo stage. Adesso comunque c'è da dire che Tuna adesso sta rispettando molto di più le opzioni, perché ha iniziato un po' a capire quali sono le cose che può fare Zelda nel matchup. Non solo capire cosa può fare, ma avere la giusta paura e il giusto rispetto di quelle opzioni, perché sono delle assolute trappole che ci caschi fanno male cane. Puoi evitarle, esiste per tutto un workaround. Di nuovo lì Neutral B come Get Off Min Tool, dopotutto è un po' invincibile, è un reflector, non si sa mai, Steve potrebbe sempre tirarsi qualcosa dal sedere senza preavviso o altro. Sicco lì ha scelto una recovery alta per paura e ha rischiato molto. I primi diamanti sono arrivati, dunque sì, è stock. È stock. Succede molto presto, anche perché siamo su Small Battlefield. Sì, ho capito, un ciccino in più alto, più basso. E adesso è un problema perché Sicco sarà costretto ad approcciare con Zelda, che non è, diciamo, la sua... No, no. La sua posizione migliore, perché il personaggio vuole condizionarti. Quanti danni ha preso? Davvero danni tanti. E knockback. Ok. Ok. Ci sta. Però adesso arriva subito il diamante. Il range di quella TNT è incredibile. Sì, è abbastanza davvero... È tanto. È tanto, tanto, tanto. Ok, si mesce e si esce. Comunque, mi sembra che tu si stia adattando un po' di più al playstyle di Sicco adesso, in generale. All'inizio è stato colto, secondo me, molto di sorpresa. Adesso sta iniziando un po' a capire cosa può fare. Chiaramente le opzioni di Zelda sono un po' più limitate, quindi... Anche perché si sta tenendo molto spesso a full screen di distanza, dunque vuol dire esatto, che è fuori dalla distanza del Phantom e resta per arrassarlo soltanto side B, che lascia il tempo che trova. E qua trova un down smash su una whiff grab di Zelda. Altri diamanti già pronti. Stock freschissimo per Tuna Link. Boa smash che è quasi stock a momenti. Sì, e del disperato fishing lì alla ricerca di... Perché no, nel senso. Chiude. Dagli torto. C'è lo stock di vantaggio. A reversal bello, Zelda non è messa troppo. Bello, bellissimo bello. Il cancel. Di nuovo. Sicco. Come... Al solito, precisissimo. Uff. Tuna Link finalmente è diventato lo Steve re del centro stage. E ha anche trovato i prossimi diamanti. Dunque,
oramai stallare ha un drawback limitato, se non fosse che... Cosa sta succedendo? Okay. Televisione si lamenta. Ok, noi vediamo, a posto. Okay. Ok, vediamo adesso che il vantaggio è enorme. Ok, è passato attraverso. Okay. Bello il bifi qua di AP. Bellissimo. Cioè, è una situazione che può sembrare tranquillamente di scacco matto adesso. Anche per... non solo le percentuali, ma lo stock count. Sì. Però tocca quella pressure plate, che nonostante quando attivi, ti hanno detto con pressure plate, se sei tu ad attivarla, subisci meno knockback. Non è abbastanza per farti sopravvivere a quei... A quella percentuale sicuramente 120. No. Però purtroppo si vede che ha avuto il panico di andare verso Steve in quella situazione. Sì. Purtroppo... Sì. Timore giustissimo contando. Diciamo che dopo cioè, l'esplosivo tristock che ha fatto sì col game 1, adesso Tuna sta molto dominando invece. Penso che abbia capito bene. Adesso vedremo che adapting potrà fare Sicko su questa cosa, perché purtroppo le opzioni che ha sono limitate, chiaramente. E... però sento che è molto confident con i suoi cancel, con le sue cose, poi magari riesce anche a trovare delle situazioni nuove in cui tu non hai ancora finito in cui metterlo. Vediamo. Lo spazio non si allarga, restiamo su le rovine XS. Ma non penso che Sicko voglia aumentare gli spazi. No. Urca. Qua, quasi shield break. Se, e oltre il quasi shield break, miseria, che bello che era. Sì. Di nuovo, l'esecuzione di Sicko con questo personaggio ti fa dubitare del suo placement convenzionale nelle tier list. Ma a me non è che faccia dubitare tanto del suo placement nelle tier list, però posso dire quanto, è bello, quanto è bello vedere Zelda giocata così. È davvero bello. Cioè, bellissimo! Wow. Si teletrasporta a warp speed dietro di lui per salto a pair. Wow. Nulla da dire, cioè... Wow. È il tipo di roba che quando la vedi fare a un Ganondorf ridi. Quando la vedi fare a un Capitan Falcon, è una cosa che ha fatto Capitan Falcon, sono tutte uguali. Sono pronta ad andare davanti alla gogna pubblica dicendo sta roba. La fa una palutena, ti addormenti perché l'ha fatta palutena. E qua abbiamo un back air. Buon vantaggio di Sicko in questa stock. Adesso però dovrà rispettare il diamante. Anche perché appunto è arrivato il grande equalizzatore. La gran consolatrice. Ok, bello. Sequenza un po' da vicino. Riesce non a mesciare, sì. Probabilmente fa venire il tunnel carpale. Stalla il landing, ma la spada è troppo grande. Aia, qua quasi stock facendo AP sulla TNT. Ma nel frattempo anche prendendo stock, tunnel gialle, dolci dolci mid percent. C'è tutto il tempo per... Sì, ha un vantaggio, non enorme, però ok. Vediamo in che modo lo terrà... Ok, bravo Tuna qua a disimpegnarsi dal ledge. Giusto, giusto. Anche perché... Oh, oh. Si forza offstage per errore. Un approccio di dash attack che... Forse bello. Era azzardato. Bello. Tiene con up smash fermo sul punto. Sì. E lì, giustamente, al posto di Tuna, non sai bene cosa fare in quel momento, perché magari dici, se salto muoio, se... Se scudi, vieni grabbato. L'unica cosa che poteva fare probabilmente era timare bene un get up attack, ma... Non penso che l'avrebbe salvato dal Phantom, perché Phantom ti tanca anche la gente. Sta timando l'invincibilità? Penso di sì. Ma comunque, quel tipo di situazioni in cui non sei mai veramente pronto a dire, che faccio adesso? Cioè, forse non ha un checkmate, ma... No, non era un checkmate, secondo me. No, non lo era. Però, siamo lì. 70% diamanti pronti. Sicko ha da chiuderla ora. Tenta la Piato Shield. Quello è il tipo di AP che non sono capace di punire. Per gran skill issue. O anche perché non mi funzionava il tasto L. Ma... Al mio copium di altri giorni, penserò altri giorni. Sì. Perché qua la tensione va salendo, la percentuale su Sicko no. E si sta giocando un decente keep away game su Tunalink. Sì. Anche se adesso. Anche se la zona viene rotta. Ok. Certo, dovrebbe essere stop. Sì. Ok. Abbiamo un 2-2. Game 5.
però qua sì che ha trovato, purtroppo non ha più il vantaggio di stage picking che aveva. Esatto. Come quindi poi speculavamo all'inizio. Andremo su uno stage più grande che darà più spazio di respiro a Tuna, secondo me. Però diciamo che ha trovato la chiave, ha ritrovato la chiave per giocare il matchup sì. Adesso. Sono lì che vorrei, no, mi sa che stavolta non vengono segnati i ban. Sono volti sotto. Che stage era? Non l'ho visto. Lo scopriremo. Vabbè. Allora, è Town and City. Town and City. È un buon pick, penso, per Tuna qua, perché ha tanto spazio di manovra. Uh-huh. E ha anche delle buone kill percent proprio con queste opzioni orizzontali. La questione delle kill percent vale assolutamente anche per Zelda, che assolutamente è un sì. Gran ladro, di sicuro. Se non ladro opportunista, almeno. Assolutamente sì, però diciamo che per Zelda è un po' non più difficile, c'è la questione magari di controllo dello stage che può piazzare Tuna. Ecco, c'è anche la questione di qua si scava con l'ascia, qua esce tanto legno ed esce poco ferro. Mm-hmm. Esce poco ferro, no? Mi sembra di sì. Sempre stage. Tanta paura di dire bugie su Steve. È terrorizzante. Sapere tante cose. È un knowledge check che non finisce mai. È un knowledge check per i giocatori e per i caster. Più per i caster che per i giocatori. Tanto te cosa puoi farci? Se lui mina ferro, se lui mina legno. Lui sta lì. Oh, qua! Bellissimo. Qua tu ne hai cercato, diciamo, un setup classico di Steve, dimenticandosi che è Zelda e deve starci molto attento. Devi fare sempre tanta attenzione a gli assi nella manica che sta principessa tiene. Infiniti nelle no, però... Che... Ok. Sua... Abbiamo riportato la situazione in even. Borsa di sicuro. Anche perché maniche non ne ha. Comunque, assi nella manica, troppi non può tenerne. Vedi che il limite di range del Phantom adesso si fa sentire. Sì. Soprattutto su uno stage grande, soprattutto anche quando è in forma di Final Destination. Ah, qua si aspetta di colpire il Phantom, probabilmente non l'ha trovato. Mm-hmm. Piace molto il modo in cui si... Ok! Palutena non è mai stata così... Io amo vedere questa cosa, questo è il mio mondo. Se Palutena avesse un hitbox sul teleport avrei droppato Smash Bros. Nel 2019. Io vorrei tanto... vabbè. Ok. E niente, grosso vantaggio di stock equalizzato a quanto pare, perché era al 60% è morto da un fair, come dicevamo giustamente qua. Mm-hmm. Anche Zelda può uccidere molto presto. Soprattutto lo stage. Sì. Però si porta su con danno che sale comunque da ambi i lati. Sì, sì. Se non di pari passo quasi. Tuna ha fatto il suo onesto 60% di combo. Questo gioco paziente e lontano sta impedendo a Tuna di usare liberamente i suoi diamanti. Qua Tuna sta bypassando il Phantom col modo in cui sta usando il carretto. Ok. Ok. Ma non era ancora in range. Sta venendo operato un davvero ottimo keep away verso Tuna. Non solo questo, ma gli sta smash, impedendo. Questa potrebbe essere una situazione molto brutta per Tuna. Sì. Eh sì. E prende il tipper della spada. Sì. Giustissimo pop-off sul game 5. Giustamente, anche perché è un upset. È un upset. E che upset? E che upset? Mm.